Salve gente! Oggi siamo qui per affrontare il primo capitolo di FNAF, ovvero Five Nights Freddy. È un gioco horror molto famoso. E si può dire che è il patriarca di questo genere. Non ho mai giocato a questo gioco, ma conosco comunque, ho visto dei gameplay, delle cose, quindi sono sincera, parto un pochino avvantaggiata. Ci aspettiamo dei grandi spaventi. Esatto, e adesso vi lasciamo al video. Bene. Si parte. Non so bene gli animatronic cosa fanno nello specifico, quindi proviamo. Lo scopriremo solo giocando. Esatto. Dobbiamo arrivare alle 5. Allora ragazzi, effettivamente è iniziato il gioco. Questo praticamente ci ha detto che questi animatronic di notte si attivano e vanno in giro. Se ti vedono non ti riconoscono come una persona, ma ti riconoscono come un essere che non porta... come un endoscheletro. Quindi ti vogliono ficcare dentro il loro... dentro un costume. Ma questi costumi dentro sono pieni di cose meccaniche, quindi se tu praticamente verresti infilato in un costume... non sopravvivi. Non sopravvivi, esattamente. Finora non si è mosso nessuno. Ah, e poi fa un riferimento importante che dice: prima venivano lasciati liberi di muoversi anche durante il giorno, ma poi ci fu il morso dell'89, giusto? Mi pare 89 o 86, non mi ricordo. E fa un riferimento a questo avvenimento, ma non ci dice altro. Chica. È partita Chica Locca. Dov'è Chica? Chica non c'è. È andata via. Non c'è Chica. Si è nascosta. Eccola. Eccola Chica. Chica yeah. Ok, Bunny non si è mosso. Chica è ancora lì. Che poi teoricamente dovresti sentire una sorta di passi quando si muovono. Credo. Mi ho preso un infarto perché eccola. Eccola. Si prepara a darci fastidio, Chica. Si è mosso anche Bunny. Mi ha preso un colpo. Madonna, ma non se ne va più? Raga, io non sapevo che la prima notte fossero già così aggressivi. Troppa ansia. Sì, sì, è fino alle 6. So anche che questa tecnica non potrò usarla per sempre, però è ancora lì. Oh! Oddio! Prima notte superata! No, comunque mi mette veramente... so che moriremo tantissime volte perché io non ce l'ho tutta questa velocità di abbassare le telecamere, controllare e fare. La prima è andata. Bunny si è mosso. Eccolo. Dobbiamo mirare a risparmiare un po' la batteria però. Oddio, cos'è sta roba? È partita anche Chica. Eccolo Bunny. Ok, Chica sta proprio pronta all'attacchio. 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 Chica è ancora qua. Guardate quanto è bella poi, oh. È proprio sexy. Bunny, ci siamo persi. Bunny. Eccolo, sta lì, la vedi. Sei in ascensore. Chica sta ancora lì fissa. Ma cosa? Partito, ma cosa? Ragazzi, ma... ma siamo alla... ma siamo alla seconda notte. Io sapevo che quel coso non si attivasse. Ok, con un'ora ce la dovremmo fare. Non lo dire. Ok, sta per partire Foxy, signori. Eccolo. Oh mio Dio, oh mio Dio.
Troppo aggressivi, mi pare l'ultima notte. Com'è l'ultima notte se questi già sono aggressivi così qua? Oh. Vattene, banni! Non se ne va, non se ne va. Forse è andato via? Oh! Al momento l'unica che si muove e poi rimane ferma è Chica. Cioè, Chica sì, è l'unica che ci sta dando una manina, che dice vabbè io mi faccio i fatti miei perché tanto stai messa già in una situazione di M. Secondo me adesso ci prenderanno. Ci prenderanno sicuramente perché... Fammi guardare questo stronzo. Eccola Chica. Ci ha sentito. È sempre qua, eh. Mamma che brutta. Ma che è partito l'orso? È partito Freddy. La batteria. Mannaggia Chica. Che ci fai scaricare tutta la batteria. Niente, non se ne vuole andare. Vai in cucina, fatti un panino. Ma non c'hai fame, infatti non devi tipo andare al bagno da qualche parte. No, no, ci vuole far scaricare la batteria. Ragazzi, si è fissata là e gli piacciamo tanto e ci vuole guardare. Se n'è andata, fortunatamente. Però rieccala, eh. Questa adesso torna. Devo rischiare. Eccolo, Bunny è partito. È partito Bunny. Oddio, no, l'orso. Mamma mia, che saltini di paurina. No, la luce è accesa. È ancora lì. Raga, storso a me. Non piace. No, io non ce la faccio a resistere un'altra ora. Niente, poi Chica. Chica se si piazza, signori. Basta! Mi prego, basta! Ok. Ok, ok. Sto per morire.